Oggi nuovo sfondo perché cioè, avevo un buchetto dietro la testa che non mi consentiva più di spostarmi e come vedete abbiamo fatto un po' di vintage, un po' di cose che usavamo un po' di anni fa per la comunicazione, qualche sito vecchio. Normalmente quando si parla di sviluppo, innovazione, tecnologia e quant'altro c'è sempre qualcosa di nuovo a cui appoggiarsi, che qualcuno inventa, che qualcuno mette a disposizione delle community in magari modalità open source per sviluppare in alcuni ambiti delle tecnologie o dei software, delle app nuove che poi dopo ci ritroviamo abbinate a degli hardware e che quindi spesso ci rendono la vita più semplici. Immaginate Android che poi diventava un sistema operativo che oggi hanno quasi tutti i telefoni. In questo caso invece parliamo di una tecnologia nuova che non è tanto in sé una tecnologia ma è una nuova unità di misura. Si chiama Flix, sarà il Flick l'unità di misura nanometrica ed è una tipologia di unità di misura che viene utilizzata in C++. Quindi sto parlando più che mai con gli sviluppatori, programmatori di un certo livello che magari hanno in mente qualcosa e che lavorano normalmente, ad esempio, con la creazione di contenuti multimediali per la TV oppure per la realtà virtuale. Qual è l'innovazione di questa nuova unità di misura che andrà a riscrivere un po' quelli che sono i tempi tradizionali che ci troviamo a gestire all'interno dei nostri script per far sì che possano andare di pari passo con un visore oppure con lo stesso televisore smart? Il Flick corrisponde a un 705, non so se milionesimi di secondo, fatelo voi il calcolo, è traducibile in tutta una serie invece di valori molto più riconoscibili per quanto riguarda tutto quello che è l'immagine e in movimento, quindi ad esempio film o realtà, in questo caso virtuale o realtà aumentata. E in questa tabella ci sono tutti i confronti e quanto corrisponde un FPS frame rispetto a quanti flicker sono e così via. La motivazione, sotto spiegata nella pagina, è proprio quella di cui parlavamo all'inizio. È molto più facile per un programmatore sezionare, frazionare un'unità temporale in un numero intero senza virgole, senza punti. E per questo motivo, utilizzando il Flix, sicuramente sarà molto più semplice andare a programmare dei fermi immagini o la possibilità anche di settare dei momenti di interruzione che non corrispondono effettivamente a dei secondi o millisecondi o altro, ma a frazioni ancora più piccole di questa unità di misura temporale standard barra tradizionale. Normalmente non parlo molto di nuove tecnologie o altro, ma in questo caso particolare l'ho voluta prendere come spunto per andarvi a indicare che per creare nuovi progetti a volte può essere ispirazione anche un progetto come questo, ovvero una nuova unità di misura potrebbe far nascere un vostro progetto. Perché questo è un nuovo standard, un qualcosa da cui partire oggi, quindi su cui non c'è concorrenza. Fare una cosa da qui a pochi giorni con una tecnologia da poco disponibile e di cui tutti conoscono veramente poco, in questo caso sarebbe sicuramente fare la differenza. Immaginate ad esempio un'applicazione che ci consente di fermare un'immagine o un momento di un film o una qualcosa di sospeso all'interno di una visualizzazione che stiamo facendo con un visore, con un Oculus ad esempio, poterla fermare in un momento particolare che realmente ci interessa e che è più piccolo di quello che è il classico millisecondo o il secondo, che invece è come frazione utilizzata più spesso e che ci dà in qualche modo un limite dal punto di vista del fermo immagine, quindi l'occhio chiuso, l'occhio aperto oppure la luce più o meno soffusa. Riuscire a andare a prendere proprio alcuni dettagli sicuramente col Flick si potrà fare. E creare qualcosa oggi, come dicevo, di innovativo basato su questa nuova unità di misura potrebbe essere un passo in più per un imprenditore che decida di utilizzarla. Spero di esservi come sempre stato di ispirazione e ci vediamo domani. E mi raccomando, indicate ai vostri amici over 50 di iscriversi a after50.it. Ciao!